Amici camperisti, buongiorno, ben ritrovati. Allora, qui su questo camperino qua abbiamo un po' di ma non è tanto grave, insomma, e abbiamo delle infiltrazioni purtroppo dovute al fatto che i copriviti che ci sono sul bordo del camper, sul profilato, dopo tanti anni si sono seccati, l'acqua è penetrata sotto, le viti sono diventate marce, l'acqua è penetrata dentro le viti e quindi ha generato questo problema. E ora ve lo faccio vedere. Allora, praticamente da lì a lì, tutto nell'angolo, c'è questa infiltrazione brutta che è data da quello che vi ho detto prima. Allora, qui abbiamo anche degli altri problemi. C'è tutta la cupolino che è rotto, sia qui che là. E di conseguenza poi è tutto da risigillare e qui, come vedete, le viti sono marce e l'acqua penetra all'interno perché il copriviti, vedi com'è, il copriviti è proprio marcio. Bene, anche qua abbiamo da rivestire tutto e rimettere in bolla tutte queste screpolature qua. Ok, adesso con il trapano e la spazzola metallica vado a grattare tutti i punti dove sono le venature per vedere cosa c'è sotto. Qui andando a grattare viene fuori tutto un casino. Allora, come prima cosa, con il flessibile sul quale ho montato la carta vetro, vado a rendere la superficie del cupolino ruvida, cioè levo tutto il lucido per bene. Dopodiché, dopo aver preparato la resina, vado a impregnare la superficie con un strato di resina in maniera da preparare la superficie a ricevere il foglio di vetro resina. Dopodiché, a quel punto, una volta che il foglio è stato posizionato per bene, vado a impregnare il foglio di vetro resina picchiettando col pennello. Ed ecco qua, praticamente abbiamo rifatto tutto il cupolino in vetro resina. A questo punto vado a fare le sigillature sul perimetro del tetto. Allora, come prima cosa, con l'aiuto del mio attrezzo vado a eliminare tutto il materiale che è fuoriuscito dalle coperture. Quindi vado anche ad eliminare tutti i copriviti,
che ormai secchi sono da sostituire. Allora, una volta che abbiamo levato la copertura vecchia, con un cacciavite piatto andiamo a pulire gli angoli dove poi andrà incastrata la nuova. A questo punto vado a eliminare le viti che sono marce, perché è da lì che entra l'acqua, e quindi vado poi a sostituirle con delle viti in acciaio inox. Come vedete, queste viti sono di ferro comune e dopo tanti anni marciscono. Una volta fatta la sigillatura, mi appresto alla verniciatura del tetto. Dopo aver per bene pulito il tetto con un solvente, vado a dare la prima mano e quindi poi dopo andrò a dare la seconda. Scusate il fuori fuoco del filmato, ma purtroppo ogni tanto capita anche questo piccolo inconveniente. Comunque, questa è una guaina della io quella che uso è una guaina della Sika. Eccoli, prima mano di fondo data. Ok. Et voilà.